I tifosi della curva la loro gara l'hanno vinta, anzi stravinta, consegnando nelle mani del medico Attilio Barbarulo, sfegatato tifoso della Nocerina e prezioso pediatra della TIN, 13.800 euro donati al reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale di Nocera. Ieri sera, davanti al municipio, gli ultras hanno aperto i salvadanai che avevano disseminato in diversi negozi e bar della città con lo scopo di realizzare una colletta da destinare appunto alla TIN, un reparto dove i medici portano alla vita i bambini nati prematuri. La raccolta è stata divisa in due momenti, il 24 dicembre scorso in strada, durante lo struscio della vigilia di Natale e nei giorni a seguire, sino all'Epifania con i salvadanai. Il totale raggiunto, quasi 14.000 euro, un successo straordinario. Questa è stata una donazione importantissima perché è diretta ai bambini più piccoli dei piccoli, bambini che hanno bisogno di cure intensive, cure adeguate e quindi bisogna migliorare sempre più l'attività assistenziale del reparto. Si tratta di esserini che nascono pure al di sotto del chilo e che ci chiedono disperatamente di vivere. Questa donazione ha un'importanza fondamentale ed è possibile acquistare un'attrezzatura che proprio serve a garantire una maggiore chance di sopravvivenza per questi esserini. Quindi grazie Nocera, grazie alla città, ma soprattutto grazie a questi ragazzi straordinari dal cuore d'oro che hanno sacrificato intere giornate del tutto gratuitamente e del tutto al servizio della città, non appoggiati da nessuna istituzione, volutamente da loro e da me sottoscritto. Io sono qui a fare da garante, sono un poco il loro capo spirituale, lo stratega, è uscito fuori tutto il cuore nobile di questi ragazzi. Noi ci siamo rivolti alla città e la città ha risposto in maniera commovente.